In palestinese a Napoli chiedono al Consiglio Comunale e al signor Sindaco di esprimere una posizione molto chiara contro il genocidio che è in atto a Gaza contro i civili. Fermare l'eccidio dei bambini, fino ad oggi sono 11.000 i bambini, 26.000 le vittime, 70.000 i feriti, due terzi di Gaza è distrutto in macerie. Il Consiglio Comunale ha sospeso questa mattina i lavori per ricevere alcuni rappresentanti della comunità palestinese cittadina. La richiesta avanzata è che Napoli, città di pace, si faccia portavoce col governo italiano tramite il sindaco Manfredi per far cessare la strage di civili palestinesi nella striscia di Gaza e per consentire l'arrivo di aiuti umanitari. Si parla della necessità di mettere in primo luogo l'elemento umano, quindi la necessità di chiedere innanzitutto aiuti umanitari, la fine di questo genocidio e diciamo soprattutto la fine anche di un conflitto. Devo dire, ovviamente ho ribadito quanto stia facendo il ministro Tajani in tal senso per ribadire la necessità di evitare un'escalation, diciamo, di conflitto che coinvolga anche altri territori e soprattutto la necessità di parlare di pace. Sono 70 anni che va avanti questo conflitto e soprattutto che si ragioni per due popoli e due stati. Non si può assistere in silenzio di fronte a quello che di terribile sta accadendo. Va preteso un immediato cessato il fuoco di tiro dell'esercito israeliano e consentito immediatamente aiuti umanitari. In questo momento a Gaza si muore non solo per le bombe, ma si muore anche di fame, di malattie, si muore di freddo. E questo non può più accadere. Un appello al governo che ci siamo impegnati a fare attraverso il sindaco, attraverso la giunta, ma chiaramente anche coinvolgendo l'ANCI regionale, perché ci sia il sostegno compatto delle amministrazioni che rappresentano la regione Campania e il sud Italia, perché si intanto invochi il ripristino di un valore fondamentale che è il diritto alla vita.